Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video. Allora, voglio fare un video un po' speciale, ben premettendo che ovviamente per poter fare un video più accurato avrei dovuto dividere lo schermo. Chi conosce il mio canale la sa, io non edito, non ho il PC e quindi faccio quello che posso con quello che ho. Che cosa voglio fare in questo video? In questo video vi voglio spiegare perché secondo me Kena Bridge of Spirits è molto meglio del tanto acclamato Sekiro. Prima di cominciare, come al solito, lasciate un like e se volete iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei contenuti. Allora, facciamo una grande premessa prima che arrivano i fanboy, tanto so che arriveranno qualora dovessero vedere questo video. Sekiro a me non è piaciuto per niente. È un gioco che reputo fin troppo acclamato, cioè se un gioco vince il GOTY non è tassativo che a me mi debba piacere, anche perché sono dell'idea che alcuni dei goti sono stati pilotati. Nulla togliere a quello che è Sekiro, a quello che ha significato per molti giocatori, attenzioni. Il punto è che ognuno è libero di esprimere il proprio parere se l'ha giocato e ha finito il gioco. Io Sekiro l'ho finito, l'ho giocato, l'ho platinato, ho fatto tre run ed è un gioco che non mi è piaciuto. Anzi, se devo essere onesto fino in fondo, mi ha fatto letteralmente cagare. Perché è stata una delle esperienze più frustranti e stressanti della mia vita. Attenzione, non perché non ci so giocare, per il semplice fatto che ci sono tante cose nel gioco, secondo me, che non funzionano. E cercherò di parlarvene appunto in questo video, mostrandovi anche le similitudini che ha Sekiro con Kena, seppur sono comunque due giochi differenti. Sono comunque due action game, da lì non si scappa. Prendo Kena perché comunque anche Kena, come Sekiro, è un gioco difficile, con la differenza che Kena è un gioco difficile nella maniera giusta. Sekiro, sotto alcuni punti di vista, è un gioco difficile in una maniera un filino sbagliata, secondo me, data anche dal delay hitbox imbarazzanti, cioè colpi che colpiscono la terra, voi avete schivato, prendete danno. Colpi che avete schivato, il colpo del nemico gira, quindi con l'autotracking vi aggancia, vi colpisce e vi toglie mezza vita, ragazzi, mezza barra di danno. Se un colpo mi prende di striscio, non mi può fare lo stesso danno di come se mi avesse preso in pieno, capite? Cioè, un gioco deve essere punitivo, ma in maniera giusta. Ho sentito tantissime lamentele su Kena riguardo la difficoltà, riguardo l'output da mage, al danno che si prende che è troppo. Non è vero, almeno io vi parlo del Kena di adesso. Non so i problemi che aveva Kena al day one. Fatto sta che adesso sono stati sistemati. In Sekiro invece ci sono ancora quelle cose lì, hitbox sballate, soprattutto sulle prese dei nemici che appunto girano all'ultimo, vi prendono anche se realmente voi avete schivato e perdete mezza vita. In Kena queste cose non ci sono. Comunque andiamo a caricare la mia partita. Allora, una ce l'ho. Questa, maestro. Gioco l'ho platinato, l'ho finito, stupendo. Se non l'avete giocato, ragazzi, giocatelo perché è una bomba. È veramente un gran gioco, secondo me. Non voglio dire che sia un gioco perfetto, che è un'attenzione. Però a paragone, secondo me, su alcune cose è strutturato molto meglio di Sekiro. Allora, la barra lì sotto qua in alto è la barra della mia vita. Quella sotto che avete visto per un breve lasso di tempo è la barra dello scudo. In Kena si può parare e si può deflettere, un po' come in Sekiro, quindi tenendo premuto il tasto L1 si possono assorbire i danni. Ogni volta che assorbiremo un danno, appunto, verrà abbassata la barra della difesa. Se va a zero, ci spezzano la difesa, prendiamo danno e dopo ci vuole un po' di tempo prima di ricaricare la barra dello scudo. Ok? Prendendo L1 in questa maniera, nel momento giusto, a tempo con il colpo del nemico si può effettuare la deflessione, un po' come in Sekiro, no? Il punto è che qua non si può spammare, ragazzi. Cioè, ora voi vedete che io sto spammando L1, ma così non parate. In Sekiro, se voi spammate L1, deflettete. Magari è la cosa, allora non lo so, gli sviluppatori l'avevano fatto all'epoca, magari per chi non è così bravo con gli input, con le tempistiche, hanno detto, ma mettiamo, qua no, qua non potete spammare, perché qua se spammate difficilmente parate, è quasi impossibile. Invece Sekiro sì. Questo già per farvi capire il paragone della Parry è molto più precisa come in Kena, secondo me.
Già il fatto che appunto il gioco non vi permetta di spammare, o meglio, ve lo fa fare, ma non deflettete il colpo del nemico, ve lo pigliate in faccia molto probabilmente. Ovviamente, anche Kena dispone di varie abilità, può utilizzare l'arco, può utilizzare la bomba rot, ragazzi. La bomba rot è una delle abilità più potenti di Kena, perché infondendola con i rot, con il quadrato, e lanciandola, e facendola scoppiare con una freccia o con questo, blocca il tempo, ragazzi. Blocca il nemico o il boss in questione. Noi possiamo cartellarlo per recuperare i cerchiati gialli che vedete lì sopra, appunto, e riutilizzare ancora la bomba rot e bloccarlo nuovamente. Allora, Sekiro ovviamente è un gioco che va imparato. Non metto in dubbio questo, come tanti altri giochi. Il punto è che la differenza è che, anche se lo apprendete Sekiro, a differenza di Kena lo trovo molto meno appagante, molto più frustrante, appunto per i problemi che vi ho elencato prima: i troppi danni, l'autotracking imbarazzante, le hitbox discutibili. E non ditemi, ma c'è tanta gente che l'ha fatto, anche io faccio le no damage. In Sekiro non l'ho mai provato a fare perché il gioco non mi è piaciuto, ma le ho fatte in Final Fantasy XVI, ad esempio. Non sono facili le no damage, non prendere danni. Però i problemi di Final Fantasy XVI li elenco, al di là delle missioni secondarie ripetitive. Io parlo a livello di gameplay, anche in Final Fantasy XVI ci sono degli effetti a schermo che non vi fanno capire più un cazzo, e voi prendete danno magari mentre state tentando di fare un no damage. Ma non è che prendete danno perché non siete capaci di giocare, perché non si capisce più un cazzo. E questo lo voglio equiparare a Sekiro. Molto spesso in Sekiro mi è capitato più e più volte di prendere danni per una hitbox sbagliata, per una schivata che ho fatto, che in realtà ho schivato, ma il colpo vi prende. E queste cose però pochi le hanno dette. Cioè, io capisco che possa essere il vostro gioco preferito, l'ho reputato il gioco della vita, per me non è così. Ah, altra cosa, similitudine con Sekiro: Sekiro ci sono i nemici che fanno le spazzate, anche Kena ha la possibilità di fare il salto o il doppio salto per poi eventualmente colpire, anche se questa è una cosa che uso poco perché scopre molto questo colpo. Questo qua, dall'alto. Poi vedete? Non ho la possibilità di schivare subito, c'è un tempo di ripresa, vedete? Se schiaccio anche il cerchio veloce, vedete che ci mette un po' a schivare. Quindi è per questo che evito di fare questo colpo. Eventualmente posso fare così, vedete? Dopo che si fa il doppio salto, si può utilizzare la bomba rot intrisa, dopo aver schivato il nemico col salto, per lanciargliela e bloccarlo. Che altro dire? Ripeto, l'ho trovato Kena giusto come difficoltà. Allora, ha delle criticità e sono i troppi nemici, nel senso che ci sono alcune aree dove veramente ci sono troppi nemici, però lo evidenzio questo difetto. Non è che lo vedo come un pregio solo perché a me il gioco mi è piaciuuto. E questa cosa tanti fanboy di Sekiro lo fanno. Fanno passare un pregio, che in realtà è un difetto, solo perché a loro è piaciuto, facendo passare gli altri per i deficienti, per gente che gioca da 30 anni. Io gioco da 30 anni, non è che gioco da 2 giorni, eh. Poi lo premetto che in Sekiro non sono una cima, ma comunque ci sapevo giocare. Non sono tra i più forti, ma neanche tra i più scarsi. Comunque, allora andiamo a vedere qualcosina. Andiamo a vedere appunto Taro Corrotto, ragazzi. Ovviamente il video contiene spoiler per chi non ha giocato al gioco. Ok, vi faccio vedere un po' di cosette per intenderci. Ah, che meraviglia, Taro. Na, 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 na. Si può bloccare il tempo, ovviamente. Parata perfetta, precisa, precisa, non come in Sekiro, ragazzi. È incredibile la precisione della parata perfetta di Kena. Ovviamente si può sbagliare, guardate. No, qua ho sbagliato io. E guardate i danni, sono molto più onesti, eh. Cioè, in Sekiro due colpi la maggior parte delle volte si muore, ragazzi, eh. La maggior parte delle volte si muore, eh. Si può ovviamente schivare, quello si poteva anche saltare per evitarlo. E poi gli attacchi rossi si possono parare, però consuma molto la barra della difesa dello scudo, guardate, vedete? Poi posso allontanarmi, la barra dello scudo si recupera. Vedete sotto? In Sekiro invece quando parate non è molto producente come cosa, è meglio riflettere. Il problema è che la deflessione molto spesso, come già ho detto, non è così perfetta come molti vogliono far passare. Ovviamente ora le prenderò col boss perché vi sto spiegando le cose.
L'ho fatto uno damage, trovate le boss fight sul canale. Stavo cercando di colpire la lanterna. Ok. Vediamo se riesco. Vedete? È perfetta. In più qua posso utilizzare la bomba rot, guardate, per bloccare le... No, come non l'ho bloccata? Ah, si è bloccato, ok. Vedete, posso interrompere anche i suoi colpi potenti premendo R2. Questo in Sekiro non si poteva fare, almeno non mi risulta. Vi parlo dal tempo di quando lo giocai anni fa, di quello che ricordo. E poi in Sekiro, quando un colpo vi prende di striscio, vi fa comunque uno sfacelo di danni. In Kena no. Se un colpo vi piglia di striscio, non vi fa uno sfacelo di danni. I danni che prenderete saranno diversi. Non saranno 200 miliardi di danni come in Sekiro. Qua posso utilizzare la bomba rot, vedete, per bloccarlo. Perché non lo colpisce? Sì, c'è qualche baghettino sui colpi. Quello sì, di tipo non l'avevo colpito, non so perché. È bellissimo questo boss, ragazzi, è una meraviglia. Vediamo se fa... Vedete, anche saltando posso evitare quel colpo. Pensavo di averlo preso. La musica poi, ragazzi, è bellissima, la musica di questo boss. Vediamo se mi fa ancora. Oh no, ok, lo sto colpendo. Se... Occhio! Qua la dovevo parare. Guardate che bello adesso. Qua correte via. A parte che l'ho già spiegata sta boss sul mio canale. Abitudine di spiegare le cose. Avete la possibilità di recuperare la vita così con i fiori della salute. Allora. No, non riesco a colpirlo. Vediamo se la fa. No. Ora diventa molto più aggressivo quando usa. Non usa più la spada, usa gli artigli. Diventa veramente forte. Considerate che qua lo sto giocando a difficoltà spirito guida, ma scusate, maestro, che è la difficoltà più alta del gioco. Voglio farvi vedere una roba. Vediamo se la fa. Quella, ecco, questo è un problema. Quella va evitata. Metto un attimo in pausa. Saltando. Questa mossa ha l'autotracking, lo stesso problema di Sekiro. Il problema è che in Sekiro è molto più marcato questa cosa. Quella presa, se voi provate a schivarla, ve la beccate, ragazzi, al 90%. E questo è un difetto. Il problema è che, ripeto, in Sekiro è molto più marcato. Cioè, l'avete effettivamente schivata, ma il gioco non ve lo calcola e vi grabba. E perché il nemico gira all'ultimo. È anche brutta da vedere come animazione. Allora vediamo se... Stranamente me l'ha schivata, ma perché era la fine dell'animazione. Ve la devo far vedere dopo. Quando la rifà vi voglio far vedere una roba. Ah, cazzo, la vita. C'ho un fiore curativo qua in giro. Quello. E adesso la boss fight sta giocando a cazzo, perché... Era giusto per farvi vedere due cosette. Non ha l'altra fase, dovrebbe avere un'altra fase di difficoltà maestro. Vediamo se riesco a farvela vedere. Vedete? Ho schivato. Ero nel frame di invincibilità dove non posso, però la presa vi grabba. E lì la schivata non era sbagliata, Qua mi è andata bene, però un leggerissimo problema di hitbox qua c'è. Ma appunto si può compensare saltando. Cosa che in Sekiro non si può fare, ci sono alcune prese anche se provate a saltarle vi beccano, no? Sti cazzi che sono morto. Ma questo tra l'altro è il New Game Plus, ragazzi. Non ha fatto una fase che è bellissima, perché in New Game Plus... Sì, New Game Plus, eccolo qua. Non ha fatto una fase bellissima, forse con le prove non la fa, la fa solo nella storia. Perché in New Game Plus, ragazzi, i boss cambiano il moveset, cosa che ho trovato fighissima. Ciao, facciamoci questo. E dopo vi faccio vedere anche l'artigiana, eventualmente.
Ah, trovate tutte le boss fight and damage sul mio canale, di Kena. Ecco, questo è uno dei problemi di Kena, ragazzi. Questo non di per sé. Qui praticamente usciranno i nemici. Ed è una gran rottura di coglioni, nel senso che già questo è difficile. In più ci vi piazzano i minion qua in giro che cagano seriamente il cazzo. Però lo evidenzio questo difetto. Non è che lo faccio passare solo perché a me Kena mi è piaciuto ed è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. No. Se un gioco ha dei difetti, a maggior ragione che ci è piaciuto, dobbiamo evidenziarli. Altrimenti è troppo bella la vita, è troppo bello che dire un gioco perfetto, solo perché per noi lo è, ma in realtà non lo è. La perfezione sta negli occhi di chi guarda. E non deve essere una legge, non sarà mai una legge. Non esiste l'oggettività assoluta. Cosa che molti. Vedete? Questa è una merda che continuano a spawnare nemici a. È veramente una merda sta roba. Quello bisogna prima distruggergli le robe per poterlo colpire. Però ripeto, a paragone, come precisione, come roba, Kena è molto meglio di Sekiro. E alla fine il combat system, per quanto diverso, ha delle similitudini che vi ho fatto vedere. Il salto, vabbè, grazie al cazzo, la schivata, la parry. La parry, ripeto, qua è molto più precisa rispetto a quella di Sekiro, secondo me. I colpi sono molto più leggibili. Non che in Sekiro i colpi non siano leggibili, attenzione, rispetto all'ISOP, che vabbè, non commento nemmeno, l'ho già detto cosa penso dell'ISOP. Sono i nemici che hanno, sono di un'illeggibilità allucinante. Ripeto, non è questione di non saperci giocare. È questione che ci sono dei problemini che la gente non vuole evidenziare come problemi. E dici no, ma sei scarso te, non sai giocare te. No. Non è così. Poi ripeto, io non sono mica il miglior giocatore di Sekiro, anzi. Tutt'altro. Vediamo, dovrebbe avere. Cazzo, ho fatto un po' in ritardo. La telecamera è stupenda in Kena. La gestione della telecamera è abbastanza fatta bene, devo dire. Però dovete cambiare delle impostazioni, altrimenti. Il problema, ve l'ho detto, è l'abuso di troppi nemici. Quello sì, quello avrebbero potuto evitare. Cioè, nel senso, va bene mettere i nemici per mettere più difficoltà, ma non che continuano a spawnare, ragazzi. Ste merde qua continuano a spawnare all'infinito, eh. Ed è quello che rende ste boss fight magari un po' una rottura di cazzo. Dovrebbe avere. Eccolo. Tua mamma è stronza. I colpi rossi non si possono parare, ragazzi. Cioè, o meglio, non si possono deflettere perfettamente, scusate, si possono parare. Ma sta prendendo danni? Cazzo. Ma quella ad esempio l'avevo schivata giusto, non me l'ha presa. Ecco, almeno ora prende danno anche i piedi. Oh, ora prende danno. Prima bisogna rimuovere le protezioni, no? Di roccia che ha. Andiamo a recuperare la vita. Non c'è paragone. Come combat system, secondo me è molto meglio quello di Kena rispetto a quello di Sekiro. Ma non lo dico perché mi è piaciuto, lo dico perché è semplicemente quello che penso. Non lo dico perché a me Sekiro non mi è piaciuto, perché mi ha fatto cagare. Ha dei pregi della Madonna poi il gioco Sekiro, cioè ha delle ambientazioni che sono veramente belle, belle, belle. Quello sì, ma non basta quello per fare un buon gioco. Soprattutto un gioco così punitivo. Non vedo sta perfezione che dicono tutti. La perfezione la vedo molto più in Kena, a livello di combat system, piuttosto che in Sekiro. E non è neanche questione di dire, vabbè, hai masterato più Kena. No, ho giocato tantissimo Kena, ma anzi, ho giocato più a Sekiro che a Kena. A Sekiro, non mi ricordo se ho giocato 80-90 ore, a Kena 70, contando però anche la run veterana che sto facendo per abbonati sul canale. Allora, rifacciamo così. Ecco,
almeno vediamo di dargli un po' di colpi. La bomba rotta, ragazzi, cambia completamente il gameplay del gioco. La bomba rotta è veramente una bomba. La bomba rotta è devastante. Ecco qua, devo mandare lì i rot. Boom. Ora blocchiamo il tempo. Cioè, merda. Cioè, ragazzi, guardate che il gameplay di Kena è uno spettacolo. Ma levati dai coglioni, minchione. Come ho detto, sta roba del continuo risponde ai nemici è oggettivamente una merda, secondo me. Secondo me, eh? È un cagamento di minchia. Cioè, il boss sarebbe stato comunque difficile. Anche se non mettevano tutti sti nemici. Quello lo dovevo saltare, sono un coglione io. Qua sto rischiando, Vediamo se riesco a chiudere. Sì, le sfide adesso non mi interessa di farle bene, era giusto per farvi vedere un po' il gameplay, come funziona il gioco. Cioè, è una figata sto gioco, ho ricevuto delle critiche della Madonna, avete visto i danni? Sono molto più onesti rispetto a quello di Sekiro. Il gioco vi dà molte più possibilità di cavarvela e di apprendere rispetto a un Sekiro. Poi, ripeto, lasciamo stare il discorso che Sekiro vi porta a diventare perfetti. Il problema è che anche se, diciamo, lo diventate più o meno perfetti, il gioco vi punisce in maniera errata. Cosa che in Kena non avviene. In Kena, nella maggior parte dei casi, se venite colpite, se succede qualcosa, è perché avete sbagliato voi. Non perché c'è un problema di hitbox, perché il danno è troppo elevato e quindi siete fottuti, anche se avete fatto un piccolo errore. E quindi, cioè, ripeto, Sekiro è molto più punitivo, ma punitivo nella maniera sbagliata. Voglio farvi vedere anche l'altro boss, l'artigiana corrotta, che è molto bello. Però devo fare prima sta sfida, la faccio a cazzo. Tra l'altro, queste sfide vi danno delle ricompense, costumi e così via. Questi qua sono un cagamento di minchia. Atroce, ecco, lo sapevo. Buongiorno. Ecco, gli esseri volanti, dovete sapere, chi segue il mio canale lo sa, nei videogiochi sono un tumore per me, li ho sempre odiati. Io li abolirei dai giochi, le cose che volano. Ovviamente sono ironico, però non sarebbe male non avere più tra il cazzo roba che vola e rompe i coglioni, no? Ma cazzo. Questo gioco è uno spettacolo, io spero che facciano un sequel, sperando che sistemino alcune cose, cambino alcune cose. Ad esempio, per me il gioco è troppo grande, lo sto dicendo anche nella mia RAM veterana, che appunto, vi ricordo, è per abbonati, invece il primo video è disponibile per tutti. Il gioco è, la mappa del gioco è troppo grande. Cioè, il gioco l'avrei gradito molto di più se fosse stato più lineare. Ah, quelli devo stare attento, quelli là sono dei figli di puttana. Devo eliminarli. Ecco, sì, la visuale ovviamente quando non abbiamo i nemici, quando non vediamo i nemici, sì, quello può essere un problema, ma alla fine la gestiamo noi. Questi qua sono veramente dei cagacazzo. Bellissima il martello rotto, è bellissimo. Ok. A caso. Oh, quello. Cioè, è veramente. Rappresenta la perfezione il gameplay di questo gioco, ragazzi. Tanti si sono lamentati poi delle poche abilità. Ragazzi, secondo me va bene. Nel senso che fare un titolo nuovo, no? E mettere 2000 cose può rendere il gameplay stratificato, ma allo stesso tempo può incasinarlo. Kena ha tutto quello che gli basta per cavarsela contro quasi ogni tipo di nemico. Ecco, questi nemici, ad esempio, questi nemici sono un po' una merda, devo essere sincero.
Ecco, due potrebbero farmi il culo. Cioè, me lo fanno molto probabilmente. Sono fottuto. A meno che non faccio una cosa. Qua era difficile. Poi i ninja sono veramente forti. Ecco, i ninja sono un filino sgravetti, secondo me. Lì poi ci sarei dovuto arrivare con più energia, le barre gialle che mi permettono di fare le mosse root. Adesso lo proviamo a rifare. Più che altro volevo farvi vedere l'artigiana. Ok. Quelli scompaiono, è per questo che mi stanno così tanto sul cazzo. No, qua l'ho sprecata, vabbè. Parata perfetta. Andiamo. Facciamo fuori ste merde volanti. Almeno le leviamo dal cazzo. Tua mamma è una grande pulla. No, là devo lanciare la roba. Quello lo devo levare dal cazzo perché veramente non lo sopporto più. I ninja si sono i nemici più ostici del gioco, diciamo, dei mob in giro, secondo me. Però quello lo devo levare. Via. No. Schivata completamente. Ah, schivata completamente a culo. No, parato male, lì ho sbagliato io. Ho sbagliato la tempistica della parata perfetta. Sono un coglione. Aspettate un attimo, ma che... Ah, non lo posso vedere da qua i ciondoli, devo vederlo prima. Perché c'ho... Ho quello che se faccio la parata recupero un po' di salute, forse. Però devo fare la parata perfetta. Allora... Ma cazzo. No. Sto sbagliando, perdonatemi. Ok. Almeno posso recuperare la salute senza utilizzare... No, ho sbagliato. Bene. Dai, dammi un altro colpo. Bene. Merda. Ah, sono un coglione. Ah, là devo fermare quella roba. Ah, quelli sono un problema. Via. Ok. Tua mamma, quella grande. Oh, vuoi morire? Non ho caricato abbastanza la freccia. La freccia più la caricate più fa danni. No, cazzo, non l'avevo visto quel pirla là. È perfetto qua, la parata è perfetta. Salvo su alcuni colpi magari dove rogna un po'. Ecco. Bene. Vedete come cambia il gameplay una volta che utilizzate la bomba rot? Vi cambia la... Oh cazzo. Merda, 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 merda. La bomba rot vi cambia la vita. Ti cambia la vita la bomba rotta, veramente. Questi sono un po' rotti, l'ho detto. Questi, a mio parere, sono un po' rotti, sti personaggi, robi, eh. Servirebbe la vita, a dire il vero.
Cioè, poi si fanno, non è che non si fanno, però sono dei nemici un po' fortini, un po' troppo. Però appaiono solo a difficoltà maestro, se non vado errato. Il problema è che le altre ondate saranno più difficili. Quanto siamo di video tutto ciò? 30 minuti già. Merda, merda. Ah, poi ragazzi, la colonna sonora di Ken è veramente una meraviglia, secondo me. Vabbè, anche le ambientazioni, ecco, questo è un problema. Qua ci sono veramente un botto di nemici che rompono i coglioni. Facciamo così, va. Utilizziamo un po' questi. Allora, lo scopo è uccidere quello. Ah, è vero che è il punto debole, la gola. Se colpisco la gola al momento giusto, gli faccio più danni. Porca la puttana di tua sorella, quella grande bagaccia. Sono difficili queste sfide, cazzo, eh? Vabbè che ci sta perché sono opzionali. Quello rallentato. I colpi rallentati, ecco, li odio a prescindere. I colpi rallentati nei giochi, io li odio, eh. Il problema è che ora non posso recuperare la vita. Devo caricare la barra, cazzo. Sono nella merda. Sono seriamente nella cacca qua. Sa che ci perdo. Se riesco a recuperare. Dai, c'è un fiore per recuperare la vita là, ok, fortunatamente c'è. Dai, dai, grazie. Ecco, potevano forse, almeno in queste sfide, mettere un po' più di fiori per poter recuperare la vita. Però se paro perfettamente la posso recuperare, ve l'ho fatto vedere. Quindi lì, voglio dire, sta anche a noi, no? Alla nostra bravura. Facciamo fuori questa merda. Ovviamente non l'ho fatto fuori perché sono un coglione. Continua, vedete, a far spawnare i nemici. Questa è per me è un difetto del gioco. Infatti bisognerebbe levare dal cazzo il più velocemente possibile sto coglione. Io mi ricordo che però colpendolo, cazzo. Io mi ricordavo che colpendolo. Merda. Non ho più fiori, sono fottuto. Mi ricordavo che colpendolo, porca puttana, smetteva di fare. Si stunnava, non capisco perché non si stunni. Oh, posso usare quello ma è rischioso. Non ho più fiori curativi. In questo caso sono fottuto, vedete. Cioè, posso provare una palata perfetta, ma è un rischio. Ma è andata bene, però. Qua solo palate perfette ora posso recuperare la vita. Questo va eliminato, però, va eliminato. Adesso utilizzo un'altra bomba rotta. Cioè, guardate le bombe rotte che bomba sono. Porca puttana. Sto sudando perché sto pezzo è veramente difficile. Gli ho fatto anche. Cioè, guardate quanti nemici. Questo è un po' un abuso, ripeto, ma io i difetti del gioco li evidenzio. Non è che non li evidenzio solo perché. Poi se per uno è un pregio tutta sta merda sullo schermo, vabbè, va benissimo, per me no assolutamente. È tutto fuorché un pregio sta roba. È tutto fuorché un pregio. Ok, quello è morto. Questa roba è un po' rischiosa. Vedete, posso utilizzare anche i rot così volendo. Ce l'ho fatta in qualche modo. Spero che la quarta ondata sia l'ultima, in tutta onestà. Vediamo che cazzo esce. Questo è un grosso problema.
quello è forte. Quello lì con le doppie spade. Questo qua. Vediamo di levarlo dal cazzo. Vedete che cerco di gestire sempre la visuale perché poi è un casino. Ah, c'è un'altra roba che non vi ho fatto vedere. I nemici si possono anche bloccare utilizzando sempre i rotti. Guardate che figata. Posso bloccarlo e dargli un po' di mazzate. Però attenzione perché poi contrattacca, quindi è meglio allontanarsi. No, quello mi pareva di averlo parato perfettamente. Vabbè, devo aver sbagliato. Avete visto che precisione dell'hitbox della schivata? In sé che non ho, in sé che avevo molto spesso schivate e venite colpiti lo stesso. Questo è un problema. Io li odio, sti ninja di merda. L'avevo parato. Non volevo fare quello. Allora, questo qua mi ha rotto il cazzo. Mamma, la roba. I nemici che lanciano le robe, io veramente glieli infile. Vedete, poi la cosa bella è che non per forza bisogna lanciarlo sul corpo del nemico. Va bene anche per terra, cioè. Va benissimo anche per terra lanciare la bomba rotta. No, pensavo di aver parato, cazzo. Qua sono fottuto. Merda! No, non adesso, dai. Porca troia. Porca troia. Il problema è che qua riprovando, giustamente, ve la fa rifare da capo. Questa poi me la faccio con calma. Peccato perché vi avrei voluto. A parte che l'artigiana corrotta la trovate sul mio canale, quindi. C'è la playlist con tutte le boss fight fatte no damage. Però sono curioso di vedere poi cosa mi sblocca. La cosa difficile poi qua è completare tutta la roba. Cioè, avete visto questa sfida? Non è facile. Completa la prova entro 9 minuti, usa 0 fiori curativi, quindi ok, possiamo prendere danno ma non dobbiamo mai curarci, sconfiggi 5 nemici con la nuvola di Rot. Sono tosti gli obiettivi qua. Cioè, rifacciamoci un'altra volta Taro e poi chiudo il video. Ecco, Kena, a differenza di Sekiro, mi ha dato molta più sensazione di potenza. Una volta che ho preso il gioco, sai che non ho, perché tanto lo prendevo, dopo si prendevano schiaffi, appunto, danni nonsense, tipo che un colpo vi piglia di striscio e vi toglie comunque mezza barra. Aumentate la vita, aumentare la vita in Sekiro non serve a un cazzo, o meglio, nì, cioè si muore sempre con 2 colpi, si muore sempre con 2, massimo 3 colpi, ovviamente non conto le resurrezioni, perché poi c'era la possibilità anche di resuscitare in Sekiro. Però, ripeto, 2 colpi si andava a KO. Per non parlare poi del demone dell'odio, boss di merda secondo me, che rompe completamente le meccaniche del gioco. Poi ripeto, qui non è un discorso di dopo che si è imparato il gioco. Io parlo sia come prima run, sia dopo che si è preso il gioco. Come prima run non c'è paragone. Ken è molto più divertente, è più giusto, è punitivo il giusto, ha una difficoltà intelligente. E facciamoci Taro corrotto. Non capisco perché non faccia la fase quella bella che vi voglio far vedere quando si infiamma, però mi sa che qua nelle sfide non la fa. No, c'è la spada che protegge, cazzo. Quello penso si possa parare anche. Facciamo così, va. Pareva di averlo parato, a dire il vero. Ah no. Succhiamelo. Bomba rotta.
minchia, cazzo. No. Adesso attiva l'altra fase. Devo parare. Sì, questi si possono anche parare, ma sono difficili. Non so se riesco. Volevo provare a pararlo perfettamente. Guarda che bella l'incendiata che fa alla fine. Tanta roba. Bella, vorrei riuscire a pararla perfettamente. Adesso sto facendo anche un po' di prove. No, sembrava di averla parata. Ok. Difficile comunque farli tutto perfettamente a taro, è veramente difficile. Vi assicuro che non è facile. Io intendo farlo solo a parate perfette. Saltino, vedete? Posso utilizzare la bomba rotta. Tac, guardate che spettacolo. No, ripeto, il gameplay di sto gioco è stupendo. Vabbè, qua non ho palesemente schivato. Il grab si toglie tanto, però dovete, va contestualizzato, nel senso che io sto giocando a difficoltà, alla difficoltà più alta del gioco, non sai che ero a prescindere dalla difficoltà preimpostata, si prendono uno sfacelo di danni, anche perché non c'è il selettore della difficoltà. Cosa che secondo me in Sekiro avrebbe giovato, non avrebbe snaturato il gioco come molti pensano. Snaturare un gioco per me è un'altra cosa. Tipo Final Fantasy XVI, per fare un esempio. Quello è stato snaturato rispetto a molti altri Final Fantasy. Non è una vera evoluzione giusta della saga, come sostengono molti. Non sono d'accordo, quelli che dicono che è la naturale evoluzione della saga il gameplay di Final Fantasy XVI. Ma non diciamo minchiate. È Devil May Cry qualcosa. Devil May Cry fatto e finito. Comunque c'è tanta roba da dire. No, rifacciamolo bene, va? L'ho giocato di merda. A parte che tanto, ripeto, lo trovate no damage sul mio canale, quindi. Colpi caricati tolgono un botto. No, ho sbagliato la parata. Cazzo! Difficile perché molti colpi sono rallentati, quindi bisogna capire la tempistica giusta. Quello sarebbe bello pararlo perfettamente, ma è difficile. Non l'ho bloccato, cazzo. Via. Paro. Voglio provare. No, quello non lo posso parare, è vero. Vediamo se riesco. No, voglio provare a parargli la perfettamente la piombata dal cielo. Si può parare perfettamente anche quella, in teoria. Vediamo cosa fa. No, sono abbastanza certo che si possa fare. Con un altro boss che ha un attacco simile si può parare per... Ma vaffanculo, si può parare perfettamente. Cosa fa? Quella si può parare perfettamente anche, penso. Adesso me lo sto un attimo studiando. Cioè, guardate che roba. Cosa fa? Ok. Sto aspettando che mi fa l'attacco dall'alto, ragazzi. Però tende a fare quella adesso. No. Andiamo così. Ma che cazzo sto colpendo? La minchia sto colpendo. Bene, figata, anche quello si può... Si può parare tutto perfettamente. Praticamente tutto quello che vedete che fa Taro.
ogni cosa. Però l'altra fase mi sa che non la fa, ora vediamo, lo tiro a bassa vita. Sa che non la fa l'altra fase. Volevo provare a parare il salto, no? Il problema è che non la fa, fa questa. Tende a far quella adesso. Perché la fa ancora quella, mi sa. Dai, fammi il salto. Non questa, l'altra. No, non la fa più, cazzo. Fanculo. No, l'altra fase mi sa che non la fa, ragazzi. Oh sì. Dovrebbe essere già partita, non la fa la terza fase, che vi ricordo, solo in New Game Plus la fa. Sono un coglione. Fiore per la cura. I mortacci. Via, via. L'ha fatta adesso. Vedete, ho spammato L1, giusto per farvi vedere come prova. Non serve un cazzo spammare L1 qua. In secchiero comunque serve. Ultimo try. Sì, a parte che adesso lo sto prendendo perché lo sto facendo così a cazzo per provare un po' di roba. Che posso provare anche poi. Se lo voglio battere lo batto subito. Proprio easy peasy lemon squeezy. Anche perché stavo provando più che altro le parate perfette. No, quella voglio riprovare, ma quella secondo me a sto punto non si può parare perfettamente quella. Però mi sembra strano perché ripeto, c'è un altro boss che fa una roba simile e si può parare perfettamente. Vediamo se la rifà, devo stare lontano. Che bella la musica del boss, cazzo. No, quella è difficilissima da parare. Cioè, in maniera perfetta, intendo. Pararla si para. Eppure... boh. Succhiamelo. Ciucciamelo un'altra volta. Fallo cagata. Oh, vediamo una... cazzo, no. Forse quella piombata lì non si può parare perfettamente, ma ripeto, mi pare strano. Sbaglio probabilmente io la tempistica lì. Adesso la chiudiamo sta boss fight, se no... oh, me lo prendi? Vedo un cazzo. Coglione che sono. Sì, la visuale a volte si sminchia, ma quello è dipeso anche da noi. Quella l'avevo parata prima perfettamente. È quella dall'alto che non sono ancora riuscito a pararla in maniera perfetta. Gli ho fatto la parata perfetta e ho bloccato pure il tempo. No, ero sbagliato col posizionamento lì probabilmente, per quello non ho preso la parata perfetta. Dipende anche a quanta distanza siete dal nemico, no? Qua sono un coglione, ma aspettavo un'altra cosa. Vai, stronzo. Adesso la chiudiamo.
non prende danni. Se a volte non prende danni, non ho ancora capito perché alcuni frangenti non prende danni. Quello è un piccolo difettino che a volte si capita, anche se effettivamente voi lo state colpendo, il gioco non vi dà la hitbox. E niente ragazzi, questo è il mio parere. Ovviamente ho voluto prendere, ripeto, Kena perché è veramente uno dei giochi, dei miei giochi preferiti. Anzi, col senno di poi, quando lo vendevano a 40 euro, per me li vale 40 euro, è come se li vale. Li vale tutti. Io l'ho preso a 17, mi pare, o 20, quando era in sconto, ma l'avrei pagato tranquillamente 40-50 euro questo titolo. E niente, ripeto, un titolo che secondo me, seppur molti potranno dire vabbè ma non ha senso paragonarli, invece secondo me sì, lato gameplay ha senso paragonarli, anche lato bilanciamento di gioco. Kena li fa 10-0 a Sekiro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bella lì.